parliamo tra di loro, lavoro scambiato tra palettatura, fluido, rendimento isentropico total to total, per una trasformazione di compressione, quindi quella che potremmo realizzare nello stadio di una turbomacchina, sia essa centrifuga o assiale. Facciamo le solite ipotesi, consideriamo il gas perfetto, questa volta entriamo un po' più, ragioniamo un po' più da turbomacchinisti, consideriamo quelle che sono le velocità che il fluido ha, quindi ragioniamo in termini di pressione di ristagno. Abbiamo sempre uno stato 1 termodinamico in cui il fluido è caratterizzato anche da una velocità C1 e quindi consideriamo l'aliquota C1 4 mezzi, piano HS. Trasformazione reale 2, uscita dal condotto rotorico, 3, uscita dal condotto statorico, perché ci ricordiamo che in queste macchine i condotti rotorici precedono quelli statorici, che hanno proprio il compito di convertire energia cinetica in pressione. Allo scarico della macchina avremo una certa velocità C3 necessaria appunto per scaricare lo stadio che stiamo studiando. Trasformazione isentropica ci porta nel punto 3S3 isentropico. Ovviamente anche nel caso di trasformazione isentropica dobbiamo prevedere una velocità C3, ipotizziamo uguali, necessaria per scaricare la macchina. Quindi, ragionando in termini total to total, il lavoro ideale a cui dobbiamo fare riferimento sarà la differenza tra l'entalpia di ristagno nello stato 3 isentropico e l'entalpia di ristagno riferita allo stato 1. Isentropico più C3 quadro mezzi meno l'entalpia di ristagno dello stato iniziale in cui il fluido entra nel nostro stadio. Il lavoro reale sarà H3 più C3 quadro mezzi meno HR1, ossia ovviamente, come abbiamo già detto, HR meno HR1. Rendimento total to total, rapporto tra quindi Y fratto LP. Okay? Esprimiamo il lavoro di palettatura, oppure esprimiamo direttamente Y. Facciamo l'ipotesi, come al solito non aveva a che fare con gas perfetto a calori specifici costanti. Y sarà pari a Cp, calore specifico a pressione costante, per la temperatura di ristagno riferita allo stato 3 isentropico, dove lo stato di ristagno appunto lo calcoliamo tenendo conto dell'energia cinetica necessaria per scaricare la macchina, meno la temperatura di ristagno associata allo stato 1. Mettiamo in evidenza come al solito. Otteniamo temperatura di ristagno allo stato 3 riferita allo stato 3 isentropico fra temperatura di ristagno riferita allo stato 1. Trasformazione isentropica. Cp lo esprimo Kr su K-1, quindi per IR1 allora di più. Per una trasformazione isentropica il rapporto tra le temperature sarà il rapporto tra la pressione di ristagno allo stato 3 isentropico riferito allo stato 3 isentropico fratto la pressione di ristagno riferita allo stato 1 tutto elevato a K-1 su K di nuovo meno 1. Quindi sto esprimendo il lavoro ideale specifico Y associato alla mia trasformazione di compressione che mi dipenderà dal fluido
K ed R, oppure Cp come preferite, dalla condizione iniziale, in particolare dalla temperatura iniziale, temperatura di ristagno ad inizio di trasformazione di compressione, e dal rapporto di compressione. In realtà qui abbiamo pressione di ristagno relativa allo stato 3S, quindi la pressione che raggiungiamo quando andiamo a considerare oltre all'entalpia anche l'energia cinetica, qui evidenziata in verde, questa è isobara, rispetto alla PR1, l'isobara evidenziata. Ok? Ora, questa pressione di ristagno relativa al punto 3 isentropico, in che rapporto si trova con la pressione di ristagno relativa allo stato 3? L'energia cinetica che sto considerando, ossia questo segmentino verde, è sempre lo stesso. È lo stesso valore della pressione? In realtà no. Perché? Perché le isobare, ci ricordiamo, la termodinamica ci insegna che sono divergenti. Giusto? Tendono ad allontanarsi l'una dall'altra man mano che ci spostiamo nel senso delle entropie crescenti. Quindi in realtà questa pressione di ristagno è diversa dalla pressione di ristagno del punto 3 isentropico, pur partendo dallo stesso valore della pressione statica, P3, pur andandoci a sommare la stessa aliquota di energia cinetica specifica, C3 e 4 mezzi, le pressioni su cui arriviamo, le isobari su cui ci andiamo a posizionare quando definiamo l'entropia di ristagno, non sono le stesse. Però per il fatto che questa isobara tenderà a divergersi, quindi si allontana da quella che è la P3. Se il salto P1 P3 non è molto elevato, di quanto ci allontani, se l'energia cinetica che abbiamo qui non è molto elevata, tutto sommato però possiamo trascurarla questa divergenza delle isobare assumendo che PR3 isentropico su PR1 è circa uguale a PR3 su PR1, che in realtà è il rapporto di compressione, pressione di ristagno di mandata fatto pressione di ristagno all'aspirazione, è il rapporto di compressione con il quale sta operando la nostra macchina. Il nostro stadio ha operato il processo di compressione. Quindi il lavoro ideale specifico, Y, lo possiamo esprimere circa uguale KR su K-1, ripeto. Qui sostituiamo questo rapporto di pressioni con il nostro rapporto di compressione, quindi assumiamo la pressione di ristagno dello stato 3, l'approssimiamo con la pressione di ristagno dello stato 3 isentropico, scriviamo beta elevato a K-1 su K-1, da cui a questo punto rendimento total to total Y su LP lavoro di palettatura pari al lavoro ideale specifico che ci siamo appena calcolati fratto rendimento total to total del processo di compressione. Guardate, qui si scrive l'espressione, mi è saltata la temperatura di ristagno dello stato 1. Otteniamo di fatti la relazione che
abbiamo qui nella slide dove al posto del rapporto tra le temperature mettiamo appunto il rapporto di compressione elevato a K-1 su K. Ci ricordiamo KRTR1, non è altro che una velocità del suono, la velocità del suono associato allo stato di ristagno, le condizioni di ristagno relative allo stato termodinamico 1. In realtà è il quadrato della velocità del suono associato relativa allo stato di ristagno associato al punto 1. Quindi possiamo esprimere il lavoro di palettatura come la velocità del suono calcolata alle condizioni di ristagno dell'aspirazione al quadrato fratto K-1 fratto ancora il rendimento total to total dello stadio per il rapporto di compressione elevato a K-1 su K-1. Quindi abbiamo legato tra di loro rapporto di compressione, rendimento, lavoro di palettatura scambiato, tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche del fluido e quello che è la lo stato iniziale da cui parte la compressione. In particolare facciamo riferimento allo stato di ristagno relativo alle condizioni di aspirazione. Ci facciamo riferimento tramite la velocità del suono. Ricaviamoci il rapporto di compressione in funzione del lavoro di palettatura, quindi banalmente portiamo beta al primo membro, L e P al secondo membro, a questo punto nelle nostre macchine abbiamo una dimensione caratteristica, abbiamo una velocità caratteristica, U che indichiamo genericamente con U, alla quale siamo abituati a riferirci, questa nel caso di una macchina centrifuga sarà la velocità periferica al bordo in pressione della girante, riferita al diametro maggiore della girante, D2. Per una macchina assiale potrà essere la velocità media, quindi riferita al diametro medio della palettatura. In un caso e in un altro, qui dividiamo e moltiplichiamo per U al quadrato questa velocità caratteristica che abbiamo scelto, otterremo rapporto di compressione uguale rendimento total to total per K-1, lavoro di palettatura fratto U al quadrato per U al quadrato fratto A al quadrato più 1, due coefficienti dimensionali. Noi abbiamo una confidenza, coefficiente di lavoro, si grande, lavoro di palettatura fratto velocità caratteristica al quadrato e numero di macchie della girante periferico, U quadro fratto, scusate, al quadrato ovviamente, la velocità del suono calcolato allo stato di ristagno della spirazione. Quindi otteniamo un'espressione dove compaiono solo parametri dimensionali che ci dà il rapporto di compressione in funzione del rendimento total to total con cui viene realizzata la compressione nello stato, funzione delle proprietà del fluido tramite K, del coefficiente di lavoro e del numero di macchie della girante. Ovviamente vediamo che al crescere di K, al crescere del numero di Mach, al crescere di Xi e al crescere di Eta tende a crescere
il lavoro di compressione, proviamo a fare qualche calcolo. Assumiamo una U pari a 500 metri al secondo. Consideriamo aria prelevata dall'ambiente, quindi a cui corrisponde un K 1,4, supponiamo aria in quiete, quindi, e una velocità del suono 346 metri al secondo. Andiamoci a calcolare, in funzione del coefficiente di lavoro, quanto può valere il rapporto di compressione per diversi rendimenti isentropici total topology. Io ho ipotizzato 0,7, 0,8, 0,9. Ovviamente, al crescere di eta, a parità di coefficiente di lavoro, riusciamo a ottenere rapporti di compressione sempre più alti. Ora, fissato eta, al crescere del coefficiente di lavoro, stiamo dando più lavoro al fluido, riusciamo a ottenere più compressione, l'effetto utile. Abbiamo visto prima nel diagramma di Belcher che per un compressore centrifugo, diciamo, possiamo mirare, là il coefficiente di carico era un po' inferiore a 1, diciamo che coefficiente di lavoro come riferimento prendiamo 1. Beh, in questo caso 1, stiamo qui, siamo grosso modo, sì, 1 stiamo qui, siamo grosso modo attorno a 6 come valori medi. Rendimento total to total 0,8. Possiamo arrivare a 7 se consideriamo un rendimento total to total pari a 0,9 del processo di compressione. Ricordiamoci che il rendimento total to total è inferiore rispetto al rendimento poligrafico, lo è tanto di più quanto più cresce proprio il rapporto beta di compressione, e abbiamo detto che un nostro limite, diciamo un valore caratteristico da considerare, è proprio 0,9. Possiamo ritornare a vedere i diagrammi precedenti. Quindi da un compressore centrifugo fondamentalmente possiamo aspettarci un compressore centrifugo che dà il meglio di sé come coefficiente di lavoro, proprio stressato per la performance, con un coefficiente di lavoro pari ad 1, possiamo aspettarci di arrivare a un rapporto di compressione di 5-6. Compressore assiale, diagramma di Belcher, io ho preso come riferimento un coefficiente di lavoro 0,2. 0,2 siamo qui giù, beh, c'è una bella differenza, possiamo aspettarci un beta max, diciamo, dell'ordine di 1,5. Difatti, questo ci spiega quello che diciamo sempre, i compressori centrifughi riescono a dare un buon rapporto di compressione, i compressori assiali sono adatti per le alte portate e le basse prevalenze. Perché in realtà sono i coefficienti di lavoro ad essere molto diversi tra di loro, in primis, e quindi il rapporto di compressione che lo stadio del compressore assiale riesce a realizzare è molto inferiore di uno teoricamente realizzabile con un compressore centrifugo. Qui vedete, io i calcoli li ho fatti assumendo una velocità di carica già molto alta, e sappiamo come il lavoro e lo scambiato in realtà si lega. Adesso non è visibile perché ho tirato in ballo il coefficiente dimensionale, ma si lega direttamente a questo parametro. Quindi in realtà poi nella pratica tecnica possiamo aspettarci per queste due tipologie di macchine rapporti di compressione ancora un po' inferiori in realtà. Quindi se vogliamo realizzare un compressore assiale è chiaro che questa sarà una macchina multistadio. Difficilmente con 1,5 potremo il rapporto di compressione potremo soddisfare qualsiasi tipo di specifica. Con un compressore centrifugo in realtà possiamo andare anche un po' più sopra di 5,6, ci sono anche i compressori centrifughi meno stadio che arrivano a 8 ad esempio come rapporto di compressione. Possiamo pensare di effettuare la compressione tramite una monostadio, dopodiché dovremo capire se ciò è sufficiente oppure se servono anche per il compressore centrifugo una monostadio. Va bene ragazzi, io ti ci fermiamo, pensavo di andare un po' più avanti, ma in realtà mi fermerei qui per oggi. Così, oggi abbiamo fatto un'introduzione ai compressori, la prossima volta in 2 ore
finiamo la nostra chiacchierata, dovremmo finire la nostra chiacchierata sui compressori centrifughi. In realtà c'è poco, non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che già abbiamo detto per le pompe centrifughe, molte cose si ripetono identiche. Quindi concentriamo tutto nella lezione di lunedì prossimo.